e continua il tour di Robertino lungo lo Stivale per presentare il suo libro Perché guariremo. E ieri 3 aprile 2024 è stata la volta di Ostia. Era previsto l'incontro alla palestra della legalità, ma visto che si erano radunate molte persone lì sotto ad aspettarlo per ringraziarlo del lavoro fatto, lui ha cambiato sede ed è andato al municipio. E queste persone, tra cui danneggiati dalla sostanza, perché non vengono mai citati, sono sempre i Novax che vanno a trovare Robertino. No, c'erano i danneggiati dalla sostanza. Queste persone si sono recate al municipio. Ora vi faccio vedere alcuni spezzoni che girano in rete. Leggerete il terrore sul suo volto e scapperà in auto a tutta velocità contro mano. Pensate se fosse passata una mamma con una carrozzina. Guardiamo assieme. Cari spettatori, qui siamo un centinaio di persone che stiamo manifestando fuori dal municipio di Ostia. Stiamo aspettando il nostro Speranza che venga giù e ci spieghi un pochettino di cose, non ci fanno entrare dentro. Il ministro Speranza c'ha paura di un confronto con i danneggiati e c'ha paura di un confronto con le persone. Se lui è convinto di essere nel giusto, di aver salvato tante persone, e venisse giù! Assassino! L'avete pure protetto, bravi, siete proprio bravi, siete proprio bravi, ma stasera i figli come li guardate in faccia, come li guardate in faccia? Noi non volevamo fare niente, noi volevamo solo delle risposte, capito? Non si può parlare, eh? Che schifo. Se l'è svignata contromano se l'è svignata. Schifo, vergogna. Noi volevamo fare niente. E questo è quanto! Avete visto quante persone lo amano? Ho dovuto bippare tutti gli insulti rivolti a lui. Mima, perché non se li merita? Non entro nella questione! L'ho fatto per non far bloccare il video, perché sapete che anche un linguaggio troppo colorito potrebbe far bloccare il video. Ah, proprio tanta gente che lo ama. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.